Ciao, hi. Oggi voglio farvi vedere come lavorare con il Magic Loop, che è perfetto per iniziare a lavorare piccole circonferenze con i ferri circolari, che devono essere lunghi, meglio con un cavo da 80 cm. Hi, today I want to show you how to work with the Magic Loop technique that's perfect for small circumferences with circular needles. And I suggest to use a cable of 80 cm. Ok, ready? Pronti? Ok, qui abbiamo 16 maglie. We have 16 stitches. Cosa dobbiamo fare? What do we have to do? We bring them on the cable, li portiamo sul cavo e li dividiamo 8 e 8. And we divide them 8 and 8. 2, 4, 6, 8, 8. E tiriamo il cavo. And we pull the cable like this. Okay, and we put all the stitches on both. Now we want to work with this needle. Ora vogliamo lavorare con questo ferro. Cosa facciamo? We bring back these stitches on the cable. Le riportiamo sul cavo, così. E iniziamo a lavorare la prima maglia. And we knit the first stitch. A questo punto, se abbiamo bisogno di un marcapunto, lo posizioniamo. Now we put the stitch marker and we knit e lavoriamo dritto le altre. Tiriamo bene, we pull very hard and we knit the other 7 stitches e lavoriamo a dritto le altre 7 maglie. Quando arriviamo alla fine, when we arrive at the end, what do we do? Cosa facciamo? Prendiamo questo cavo, lo tiriamo in modo tale da portare le maglie sul cavo di sinistra, sul ferro di sinistra. So we have all the stitches on the left hand needle. We pull this one, tiriamo questo, and we let it loose, e lo lasciamo libero, per iniziare a lavorare a dritto le altre maglie. Qui è importante tirare bene, here it's important to pull very hard, and then we knit the stitches, e poi lavoriamo le maglie. E proseguiamo in questo modo sino a quando abbiamo finito lavorando le maglie e tirando i ferri. And we work like this until the end of our project by pulling the right hand needle out and putting the stitches on the left hand needle, posizionando quindi le maglie sempre sul ferro di sinistra e lasciando libero il ferro di destra. Buon lavoro! Happy knitting!